amici, ci chiamiamo amici dell'ASLAM, l'ASLAM Furia Santa Marga, che è essenzialmente un centro yoga di ritiro, un ASLAM. Vai avanti. Cos'è l'ASLAM? L'ASLAM è un antico termine indiano per dire luogo di ritiro. Questa è l'entrata. Il fatto di questa presenza nostra, abbiamo legato il discorso dell'ASLAM, che è il punto centrale, all'azienda agricola, perché noi abbiamo, ecco, andato avanti con la slide, l'ASLAM è una piccola cosa di faccio, si sviluppa dei percorsi di yoga rasna. Sono circa 25 ettari di terreno, di bosco, prato stabile, orto, cioè che circonda tutta questa zona. Sono 5 casette che sono state recuperate secondo criteri architettonici per salvaguardare la loro base originaria e ammodernizzate anche con risparmio energetico, con allestimento con pannelli solari. Fino al 2014 è stato anche un agriturismo che viaggiava insieme per l'accoglienza anche delle persone che venivano a fare i percorsi yoga. Purtroppo, come tante in realtà, cioè, il discorso dell'ASLAM, dell'agriturismo si è dovuto concludere come tale, come soluzione giuridica anche, ma è rimasto l'ASLAM e il terreno e lo spazio. E quindi, se riuscire a fare questo spazio, per riuscire a valorizzare tutto il terreno intorno, un discorso di azienda agricola. L'azienda agricola che è per il momento una ragione sociale e l'inizio di un percorso, vuole essere. Perché chi si è trovato a gestire, ad avere la responsabilità di questo luogo di fronte a questa rottura dell'aspetto agrituristico, che era gestita da una persona che riusciva a farlo andare avanti, quindi mancando questo è mancato l'essenza, diciamo, della possibilità di portare avanti tutta l'area, si è trovata di fronte all'idea di lasciare, abbandonare tutto o resistere come non si sa, e l'idea che ne è venuta fuori grazie a un gruppo di amici che hanno cominciato ad avvicinarsi a questa esperienza, conoscendo il valore di questa esperienza, hanno deciso di rilanciare e si è cominciato a lavorare. Allora, non ci sono persone che lavorano stabilmente la zona, siamo volontari, siamo io, Raffaele, Stenrico e altri. Noi siamo venuti in 10 qui, perché già facciamo una grande sinergia e una grande cosa tra di noi. Questa è la cosa principale. A livello agricolo abbiamo iniziato a recuperare un orto, a cominciare a pulire i terreni e stiamo cercando di iniziare a valutare tutto ciò, il patrimonio che c'è. Questo incontro è veramente importantissimo perché abbiamo già ricevuto un sacco di informazioni di energia, da qui abbiamo detto dopo andremo piano piano magari a trovare le persone che hanno già parlato, a loro sì, stanno già tutto a trovarlo, è stato mitico, bellissima l'esperienza perché quello che sta facendo ci ha dato già anche tutta una serie di indicazioni, è stato importante.